Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Allora, qui ho messo la farina in autolisi, poi farò il solito passaggio, aspetto i 30 minuti e poi vado in planetaria. Come sapete già, questi passaggi già li conoscete, lievito madre, sale e porto ad incordatura. Sto registrando da sopra la veranda, quindi sentirete rumorini di sottofondo e canto di uccelli, di uccellini, di rondini, perché le rondini sono arrivate al di là del Covid-19. Bene, una volta pronto l'impasto, come al solito, lo metto nella ciotola e lascio a temperatura ambiente 4-5 ore fino al raddoppio. Eccolo qua, è bello raddoppiato, vedete? E adesso lo verso sul piano di lavoro. Allora, come dicevo prima, sto sulla veranda perché mio marito, approfittando, insomma, meno male, al di là del virus, sta facendo tanti lavoretti in casa, quindi approfittiamone di questa cosa, visto che il tempo c'è, sta dando il flatting alle finestre di legno, quindi c'è un odore forte, e io mi sono trasferita qui fuori. Sulla terrazza, sulla veranda. Allora, qui sto facendo le solite pieghe, farò tre giri di pieghe, questa è la prima, con l'intervallo di 30 minuti tra l'una e l'altra. Ok. Adesso inserisco anche un piccolo video così vi faccio partecipi di dove sono a registrare questo video. Ecco qua. Non so se riuscite a sentire il canto delle rondini. C'è un bel sole. Ok. Bene, finiti i tre giri di pieghe. Aspettato la mezz'oretta di 30 minuti, procedo per formare la pagnotta. Come sentite, ci sono rumori, vabbè, se vogliamo chiamarli così, un tagliaerbe, un trattore. Io abito verso un po' distante dal paese, diciamo, del centro, verso la campagna. Sentite, c'è anche, credo sia non un corvo, come si chiamano? I merli forse? Però ci sono tante rondini, quindi tanti uccelli che cantano. E sto parlando un po' soft perché ci sono anche vicini che mi sentono e mi prendono per matta magari. Mi sentono parlare sola. Va bene, qui sto avvicinando i lembi, così premo un pochino. Ok, avvicino un po' alla videocamera e continuo ancora al centro, così per formare questa pagnotta di pane. Questa, a mio parere, è un'idratazione giusta al 70%, però se volete azzardare di più, se vi piace il pane più bucoso, potete provare, magari tagliando un po' la farina perché la tipo 1 non tira tanta acqua, quindi per il pane idratato dovreste cambiare tipo di farina. A me sinceramente non piace il pane troppo bucoso. Allora, questa pagnotta è pronta, vedete, io adesso la vado a mettere nel mio solito cestino, ci metto un po' di semola e la metto con la chiusura in alto, questo perché poi andrò a ribaltarla, quindi la chiusura deve andare sotto poi. Ok, la copro e lascio lievitare 4-5 ore, ma anche di meno credo adesso, perché fa caldo, oggi è una giornata calda, ci vorrà molto di meno. Però la valuto ad occhio quando è bella gonfia, faccio la prova dito
ed è pronta. Ed ecco qua la mia pagnotta, vedete, è bella gonfia. Nel frattempo ho acceso il forno a 250 gradi con vapore. Io ho un forno miele automatico, quindi mi fa fare tutto in automatico. Quindi ho messo due spruzzi di vapore e poi cambio modalità naturalmente. Ok, adesso. Come vedete ho messo la carta forno sulla pala, così poi farò scivolare direttamente sulla teglia calda. Ho anche la pietra, ma ancora non ho preso confidenza con questa pietra, preferisco farlo così questa volta. Proverò a fare dei disegnini, non vi prometto niente perché non sono bravissima, mi manca anche il filo di nylon, questo è di cotone, vedete sto solo facendo i segni per non andare storta, diciamo. Con i disegni, però non va bene perché è di cotone, vedete? Tante cose ci mancano in questo periodo a casa, però ci arrangiamo. Allora, farò un taglio centrale, ho affondato di più, forse troppo, e poi vado con i disegnini, ci farò delle foglie. Ok, facciamo attenzione alla lametta. Vediamo quello che riesco a fare. Questa è la foglia. Ok, ci siamo quasi. Beh, non è male, che dite, se non si rovina cuocendo, poi vediamo quello che esce fuori. Nel frattempo si sta un pochino adagiando, vedete la pagnotta, però io la preferisco così, così non mi viene proprio altissima con tanta mollica. Ho fatto scivolare, ecco qua, nel forno, e ho impostato 15 minuti a vapore e poi altri 40 statico, poi mi aggiusto la temperatura, vado sempre a scalare. Ed ecco la mia pagnotta, l'ho lasciata anche a spiffero 10 minuti a forno spento. Sentite il canto, il rumore del pane dentro? Sentite questo scricchiolio? Anche se c'è la ventola del forno, dovrebbe sentirsi. Io direi che è molto bella, è rimasto anche il disegnino, non male, che dite? Ok, ora aspetto che si raffreddi perché il pane non si taglia mai caldo, anche se è buonissimo, devo dire caldo. Delle volte lo faccio e è molto buono caldo. E una volta freddo, ecco qua la fetta, vedete? È perfetta. Questa è farina di tipo 1, macinata a pietra, buona, molto buona. C'è un profumo incredibile nella mia cucina. Bene amici, vi ringrazio della visione, vi invito a condividere il mio video, a lasciare un like e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Ciao ciao!